Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo coi tempi. Tecnomaster.biz è a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 085 74 60 97. 26esimo turno del campionato di promozione, si affrontano al comunale di Ordona lo Sporting Ordona, maglia rosso-blu a caccia di una vittoria che manca da 2 mesi e mezzo, e la Virtus Pietrito a caccia di punti salvezza in quel di Ordona, con la direzione di gara affidata al signor Rizzi della sezione di Barletta. Calcio d'avvio affidato agli ospiti e la gara che parte con subito lo Sporting Ordona in avanti con la conclusione della distanza di Barletta alta sulla traversa. Prova a farsi pericolosa anche la formazione ospite con questo pallone mese e mezzo di Michele, che controlla poi ancora questo calcio di punizione con la battuta affidata a Gigli, pallone in avanti, poi la battuta ampiamente fuori da parte di Vernice, che non riesce a trovare la coordinazione giusta. Prova a farsi pericoloso ancora con Trimigliozzi, la formazione ospite, pallone in mezzo, non ci arriva, poi la conclusione ancora Vernice, qui la conclusione con il pallone che si perde con la difesa dello Sporting che recupera, qui salva tutto Di Michele che esce e controlla, poi ancora la formazione ospite in avanti con Vernice che svirgola ancora una volta, poi la conclusione da parte di Trimigliozzi, si fa trovare pronto ancora Di Michele che va alla rimessa con questo pallone lanciato lungo a cercare Balletta, Balletta che si fa trovare pronto e beffa D'Angelo con il gol del vantaggio della formazione di casa, il gol di Balletta che torna alla rete dopo diverso tempo, e Gigi Balletta che porta in vantaggio la formazione rosso-blu, festeggiato dai suoi compagni di squadra, trovato dalla lunga rimessa da parte di Di Michele, poi ancora la formazione di casa con il pallone messo in mezzo da Principe, l'anticipo e libera la formazione barese, qui che si fa ancora pericoloso in avanti con il calcio di punizione, l'ammonizione che arriva per Sementino, il giallo del direttore di gara, la punizione messa in mezzo con la battuta da parte di Turitto, poi ancora la deviazione allontana la retroguardia della formazione dello Sporting Ordona, e qui ancora in avanti lo Sporting con la conclusione sbilenca, pallone che finisce tra le braccia di D'Angelo, poi ancora la conclusione dalla distanza da parte della Virtus Pietrito, facile per Di Michele, in aria ancora questo pallone con l'atterramento da parte di Pizzuto e le proteste della formazione ospite. Rivediamo qui corpo a corpo con Pizzuto che addirittura trascina a terra Sementino, viene anche ammonito per proteste, quindi ancora reclama la panchina della formazione ospite. Finisce il primo tempo con lo Sporting che va al riposo in vantaggio 1-0, con le immagini andiamo alla ripresa con il calcio di punizione in favore della Virtus Pietrito, con questa conclusione che finisce al lato, controllava comunque Di Michele, fuori Principe, dentro il ritorno in campo di Rocco Quaresimale, poi ancora subito in avanti proprio Quaresimale che sfiora il palo l'attaccante Carapellese, poi ancora qui in avanti c'è questo calcio di punizione in favore della formazione ospite con il giallo rifilato a Alessandro Montemorra che tornava dopo la squalifica, il calcio di punizione di Gigli alto ampiamente, nessun problema per Di Michele, prova a farsi pericoloso ancora lo Sporting Ordona con la conclusione della distanza, nessun pericolo anche per D'Angelo, dentro intanto Felice Jacobone, fuori Balletta autore della rete con un problema alla caviglia, ha dovuto lasciare il campo. Qui il calcio di punizione ancora con la Virtus Pietrito, pericoloso in avanti, prova ad andarsene in mezzo Pizzuto che prova ad entrare in aria, poi viene contrastato da Montemorra e protegge poi Di Michele e l'area della formazione di Mister Zito che prova poi ad allontanare qui con ancora il Virtus Pietrito pericolosa, qui il pallone servito in avanti per Felice Jacobone, da poco entrato in campo Jacobone che prova a mettere questo pallone sul primo palo, riesce a trovare un bel gol Felice Jacobone che torna alla rete e porta sul 2-0 lo Sporting Ordona, rete decisiva per Jacobone che regala così il successo alla formazione rossoblu, festeggiato dai compagni di squadra, e qui rivediamo la conclusione che beffa D'Angelo sul primo palo e poi ancora in avanti la formazione ospite con il giallo la formazione di Mister Zito, qui esce Di Michele, controlla il pallone, poi questa girata da parte di Dintrono che finisce alta sulla traversa, qui ancora la Virtus Pietrito che prova a farsi pericolosa in avanti con l'uscita di Di Michele che libera e poi allontana con i piedi, quasi un difensore aggiunto Lorenzo Di Michele che allontana il pericolo per la formazione rosso-blu, poi ancora in avanti, conclusione ci ha provato anche Curcini
niente da fare, pallone al lato, poi qui controlla anche D'Angelo, ancora pericoloso in avanti lo Sporting Ordona. D'Angelo fa sua la sfera e su questo rinvio finisce la partita con il vantaggio, con la vittoria di 2-0 per lo Sporting Ordona. Noi andiamo negli spogliatoi per ascoltare mister Matteo Zito. CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, TIM, Telecom, Vodafone e LinkedIn. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Allora mister, una vittoria che arriva dopo diverso tempo, che sapore ha avuto? Ma il sapore comunque è stato comunque piacevole, che comunque era 2 mesi e mezzo che non assaporavamo il gusto della vittoria. E penso che oggi era comunque una partita importante, la prima di 5 finali, per cercare di raggiungere un obiettivo. I ragazzi sono stati bravi, così come lo sono stati domenica scorsa. Sono contento soprattutto per loro, perché comunque la storia la conosciamo, no? Quindi abbiamo fatto il risultato, 3 punti, adesso sicuramente 3 punti importanti per il morale soprattutto, perché comunque venire il martedì dopo un pareggio, dopo una sconfitta e lavorare, insomma, c'è un po' di pesantezza, invece comunque i 3 punti ti portano un po' di serenità e cominciamo martedì la settimana un po' più tranquilli rispetto al solito. Ecco, voi avete vinto, però serve che anche gli altri perdano punti. Quest'oggi non è stato così, quindi rimane tutto invariato. Sì, no, rimane tutto invariato, però noi abbiamo il dovere di provarci. Poi è ovvio che quando stai in questa situazione di classifica non dipende solo da te, dipende pure dagli altri. Noi comunque abbiamo l'obbligo e il dovere di provarci. Cercheremo di ottenere il massimo da queste 4 partite e poi alla fine se saranno playoff ben vengano. Ripeto, purtroppo abbiamo passato 2 mesi non proprio belli, sappiamo tutti i motivi. Pazienza, però rimangono 4 finali, ce le giochiamo con tutto quello che abbiamo e poi vediamo quello che viene fuori. Se a fine campionato malauguratamente dovesse essere decisivo quel pareggio sfumato alla fine a Molfetta, il sapore di questo campionato che gusto assumerebbe? No, ma vedi, il pareggio di Molfetta, quel rigore dato al 94esimo è ancora dell'incredibile, perché se tu finisci la partita a Molfetta 1-1, nonostante quasi 2 mesi dove abbiamo avuto difficoltà, comunque rimani a 6 punti dal Molfetta che è terzo in classifica, con 4 partite da giocare, si poteva comunque sperare. 9 punti dal Molfetta diventano, io non vorrei, ma come dici tu, non vorrei che l'episodio di Molfetta, la partita di Molfetta, dove tra l'altro ai punti ci stava stretto pure il pareggio, non abbiamo raccolto nulla, non vorrei che quella partita diventasse un po' la chiave di tutto. Però ripeto, se non danno il rigore a Molfetta al 94esimo finisce 1-1 e stai a 6 punti, è uno scontro diretto. Pazienza, però adesso il passato è passato e speriamo fino alla fine di centrare l'obiettivo. È difficile perché comunque, come hai detto tu, non dipende da noi, dipende pure dagli altri, però vediamo fino alla fine che succede. Recuperate intanto Iacobone e Quaresimale oggi dal secondo tempo, le condizioni invece di Mascia? Fabrizio non so per quanto tempo ancora sia indisponibile, perché purtroppo ha sempre fastidio alla caviglia, non riesce a trovare il percorso giusto, le sta provando tutte. Non so sinceramente, bisogna vivere la giornata con Fabrizio e vediamo, speriamo di recuperarlo, vediamo un po', però ripeto, il percorso si vive la giornata, Fabrizio le sta provando tutte, sta soffrendo tantissimo. E niente, perché lui comunque è uno che ci tiene, il capitano,
stare fuori per lui è durissimo. Speriamo che così come è stato per Quaresimale, così come è stato per Jacobone, speriamo che pure per lui, insomma, la strada sia più veloce possibile.